in a very unusual way. One time I needed you in a very unusual way. You were my friend. Al maestro Eugenio Macedonio, già docente di cattedra di fotografia pubblicitaria, chiediamo quali iniziative ha inteso promuovere per il 25esimo della morte del padre Peppe, insigne ceramista napoletano, scomparso nel 1986 all'età di 80 anni. Ad Eugenio, primo genito dei tre figli del maestro, chiediamo anche di tracciare un breve profilo biografico del padre, con lo sguardo rivolto alla sensibilità artistica del sommo ceramista del Novecento. Prego, maestro. È difficile cominciare col dire qualche cosa, perché papà era molto vario nelle sue cose e questo crea dei problemi. E ho voluto, tra me e mio padre c'era un patto particolare, quello di voler mantenere il silenzio sulle sue opere, sulla sua vita e sulle sue cose. Purtroppo ho dovuto interrompere questo patto perché mi sono reso conto che in questi 25 anni di esistenza molti che non conoscevano la sua vita, che non conoscevano le sue opere, che non conoscevano i fatti reali dell'esistenza di Macedonio, hanno detto e hanno scritto e hanno fatto in modo che la sua immagine si sporcasse in una maniera più incredibile. E a questo punto ho dovuto prendere la palla al balzo e ho dovuto dire: è giunto il momento di fare qualcosa. E quindi la prima cosa che ho fatto è stato quello di fare un errato corrige, cioè un libro che correggeva tutti i precedenti errori di papà, spiegandone il perché, spiegandone il per come, facendo in modo che le persone, anche che non conoscevano Peppe Macedonio, capissero qual era l'errore, qual era la realtà reale, oggettiva della sua vita e delle sue opere e dello svolgimento dei fatti. A questo poi aggiungeremo delle altre manifestazioni, tra cui un manifesto dei massimi artisti napoletani e studiosi, eccetera, eccetera, per fare in modo che Peppe Macedonio potesse risorgere a quello che è. E alla fine di tutte queste cose, presumo in primavera, in una data ancora imprecisa, uscirà finalmente, questa è la notizia importante, la chicca della cosa, una immagine dettata da un libro di Peppe Macedonio che sta scrivendo egli stesso per mia mano, nel senso che Peppe Macedonio mi ha lasciato una serie di appunti. Questi appunti io li ho conservati perché non dovevano essere divulgati, ma considerando eccetera eccetera quello che ho detto qui, questi appunti li ho voluti, dovuti considerare, e siamo arrivati a dover fare questo bellissimo libro, che è un libro che parla di arte, ma in realtà è la filosofia di Peppe. Professore, ha qualche chicca da raccontarci, qualche aneddoto, qualcosa che ci possa riportare? Sì, un aneddoto di questo, per esempio, tanto per far capire, non per cattiveria, perché per l'amor di un cielo, per far capire in che modo si era sporcato Peppe Macedonio, c'ho la famosa foto del 44, che poi la ritroverete nel libro che uscirà in primavera per chi lo vorrà comprare, che è una cosa da ridere, ma veramente da ridere, perché il professor Borrelli, che è il massimo, lui stesso si considera il massimo esponente della cultura di Macedonio, anzi lui dice che l'esponente macedonico addirittura, si è creato un aggettivo di questo, una cosa che fa assolutamente ridere, ma peraltro non va più in là di questo. Prese una foto, adesso non so sapere se ce l'ha data la mamma, il papà, forse se l'è pigliata e zitto, ma questo, il problema non è questo, è che in
questa foto e gli fa vedere che ci sono le fornaci di Veto Macedonio appena inaugurate, anzi proprio il momento dell'inaugurazione, in cui poi sotto c'erano dei ragazzi, bambini che giocavano, e mentre lui dice che quei bambini non erano altro che la manovalanza di Veto Macedonio. E vabbè, e fin qua la cosa potrebbe anche farla passare, perché dice vabbè, è una fotografia, dice tanta fossaria, diciamo, ne uno in più non fa niente. Il problema è un altro, è che dicendo questo ha detto che Peppe Macedonio aveva un lavoratore in nero. Ha detto che il forno, che l'inaugurazione del forno in realtà è la cosa che non sta in piedi né in cielo né in terra. Quella foto non è neanche del 44 ma è del 53, che ci sono io e i miei amici che giochiamo fuori al giardino di Peppe Macedonio, mio padre, in quelli che sono i resti di un vecchio forno ormai abbandonato, anche perché questo forno, dovete sapere, fu abbandonato nel 53, proprio in quell'anno, in aprile del 53, perché in quell'anno mia mamma, che era incinta di 8 mesi, dovette da sola, poverella, governare la fornace, che non è una cosa facile, anche perché ogni ceppo di quelli, il più leggero, perché è una fornace a legna, il più leggero passava al 1040. Ma giustamente, per non far spegnere il forno, che ormai era arrivata a una temperatura di 800 gradi quasi, doveva arrivare a 950, si mise lei a cuocerlo. Quando tornò papà, e ben naturalmente finirono di cuocerlo e tutto il resto, però dopodiché la fornace fu distrutta. E in quelle fotografie non c'è la inaugurazione, ma c'è la distruzione della fornace, perché la fornace appena distrutta, di cui si vedono i rubi, si vedono le cose. Professore, chi frequentava Casa Macedonio negli anni 60? Casa Macedonio negli anni 60 era un punto d'incontro della cultura. C'erano chi volete, ovviamente della cultura ufficiale. In Casa Macedonio è venuto... chi vuole che sia venuto? Tutti, nessuno escluso, anche perché in quegli anni c'era una ricostruzione per la cultura, c'erano delle cose, c'erano dei fatti che sono bellissimi. E che posso raccontare? Se lei mi dà un input, io lo racconto subito, perché tanto la figura, questa è la figura, per esempio, papà nel 46, ecco. 47, appena sciolta la società di due fornaciari con Romolo Vetere e tutto il resto, si trasferì nello studio per ragioni, eccetera. Noi abitavamo un po' in un altro posto, questo era soltanto via Casa Puntellante, che allora si chiamava adesso Luigi Struzzo, era lo studio, il laboratorio dei due fornaciari, che poi divenne quello di Pavò, che qua nella sette si sciolse, ma queste sono cose che poi si sanno. In questo voler essere partecipi di una vita, di un dopo il fascismo, insomma, voglio dire, insomma, senza che dico le cose mi si comprende, ogni sabato si fittava il grammofono, che era un evento straordinario, quello di andare al negozio, di fittare il grammofono, di prenderlo, di farlo e di portarlo per sentire la musica, e c'era la famosa musica, che qualcuno lo ricorda ancora, qualcuno dei miei anni, il negro zuppo, faceva arrivare il negro zuppo, ballando all'ego, il baione, eccetera, eccetera. Dopodiché la Baldoro continuava, si facevano balzi, facevano danze, eccetera, eccetera, e poi Macedonio qualche volta dava qualche esemplificazione di come si dipingeva, di come si faceva, sempre spinto dalle cose. Ci fu, per esempio, per un'opera d'arte che chissà che fine ha fatto, non si sa più niente, dove, per esempio, quello era il periodo in cui si parlava della Cina, dell'Oriente, delle cose, però d'arte non c'era la televisione, la cultura era, insomma, più o meno genericamente era quella bassa e tutto il resto, o c'era quella classica, o niente, si sapeva che, tanto per dire, l'Oriente era molto accomunato, cioè dalla Turchia alla Cina era tutto vinto, non si capiva bene la cosa. Alla fine uscivano i colori, uscivano le mattonelle, uscivano gli smalti, e insieme tutti quanti con papà eccetera eccetera si fece un bellissimo, una serie di bellissime mattonelle, dove a una parte ci stava disegnato
l'orientale con le scarpe all'insù, dalle mille una notte. Una parte ci stava disegnato qualche altra cosa, un altro posto ci stavano gli gnu, oppure più che gnu sembrava una vacca abissina, che cosa secca secca con le corna lunghe, non si capiva bene. Insomma, alla fine venne fuori che una serie di dai 8 da 10 di mattonelle che poi furono montate. Molte se le prese subito, appena cotte, infatti ci fu una notte, una lunga notte di 36 ore, dato che fu fatta addirittura la fornace, se il papà ce l'aveva letto il valore in forno, e poi dopo la fornace si aspettò che si raffreddasse, si aprì questa fornace e ognuno si pigliava una mattonella, quello che è rimasto, papà gli fece un tavolo in un obus di un cotto. Sembra che sia diventato un tavolo. Cioè... Ultima domanda, in questi anni a chi è stata affidata la biografia ufficiale e semiufficiale del maestro Peppe Macedonio? È una domanda difficile, ma veramente difficile, perché Peppe Macedonio non voleva che si divulgasse il suo nome, non voleva che si divulgassero le sue opere. E ci sono state molte persone che hanno raccolto invece per un fatto personale, non certo per la memoria oppure per il piacere della famiglia di Peppe Macedonio, ma soltanto per un fatto personale, hanno cercato di raccogliere e mettere insieme le opere, facendo dei guai terribili. Guai terribili, lo ripeto e lo ripeterò all'infinito. Tanto che mi hanno costretto a scendere in campo un Don Chisciotte contro i mulini a vento, ma un Don Chisciotte reale che cui alla fine farà cadere questi mulini a vento, perché non è possibile che abbiano detto tali e tante fesserie su Peppe Macedonio, che non era un ceramista ma era un maiolicaro, la cui cosa mi sembra proprio assurda, perché maiolicaro ha un significato scientifico diverso, e poi che era uno scultore, per cui lui scolpiva la greta non si scolpisce, si modella, e non è una questione di lingua, diceva vabbè ha usato un termine diverso, no, è proprio una questione di concetto che non funziona, perché queste persone hanno cercato, poverine, per loro conto di voler fare delle belle cose, ma non avendone la capacità non sono riusciti a rovinare quello che era l'immagine di Macedonio, ci ha rovinato precedentemente da altri, quindi ci sono state orde di persone che in questi 25 anni se ne sono andato corrige proprio su questo. Ho cercato innanzitutto di correggere tutti gli errori di Peppe Macedonio, e questo è importante, ma è ancora più importante che il tutto l'ho fatto a mie spese. Ho fatto un libricino, l'ho rilegato e alla fine lo distribuiamo a chi lo desidera, assolutamente gratis, senza niente, neanche le spese della carta, della stampa, non lo so, della perdita di tempo, per posto, spendendoci anche il francobolli raccomandato ad persona, in modo che arriva direttamente a chi deve arrivare, per chi lo richiede. Più di questo, per aggiustare quanto è stato fatto, non ho potuto fare, d'altra parte solo io so, perché non è che ho dei supporti, degli aiuti e delle cose, per quanto mi riguardo ho fatto il massimo che potevo fare, e mi sembra che non sia poco, anche perché le mie conoscenze sono talmente ampie, talmente alte, che dopo ve lo faccio vedere il libricino, e sono 80 pagine di orrori, che io ho cercato di correggere, insomma di mitigare, poi diventa anche una lettura piacevole, perché l'abbiamo fatto sotto un punto di vista un po' più comico, insomma, per alleggerirlo, perché altrimenti sarebbe stata proprio una tragedia. Vero? Questo grazie. È quanto. Grazie professore, grazie. In a very unusual way.